Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi nuovo video dedicato all'abbigliamento firmato Shein, perché qualche giorno fa ho ricevuto ben 15 nuovi articoli che voglio mostrarvi indossati. Non riuscirei mai a mostrarvi tutti in un unico video, perciò oggi vedrete una parte dei prodotti e poi in un altro video vedrete il resto. Shein è uno shop online immenso che si occupa prevalentemente di abbigliamento, ma non solo. È un sito in costante aggiornamento. Pensate che ogni giorno vengono aggiunti almeno 500 articoli, ma si arriva anche a 1000 articoli nuovi ogni giorno, ed è veramente il negozio online ideale per chi è alla ricerca di capi sia basic che di tendenza, adatti a tutte le stagioni e a prezzi veramente super accessibili. E poi ci sono sempre promozioni, offerte speciali che rendono il tutto ancora più allettante, e in più nell'info box troverete il mio codice 29 LadyGlow15 per usufruire di uno sconto extra sui vostri ordini, per comincio a intrecciare le parole, di importo superiore a 29 euro. Se vedete qualcosa che cattura la vostra attenzione, non perdete tempo, perché difficilmente ritroverete quell'articolo disponibile alla prossima visita sul sito. È un sito che crea dipendenza, è una vera e propria rovina. Io infatti ormai acquisto un giorno sì e l'altro pure, perché praticamente ci sono, insomma, veramente delle chicche a dei prezzi irresistibili. La spedizione è gratuita per gli ordini di importo superiore a 39 euro, altrimenti è di se non erro 4 euro, 4,99 dollari, insomma qualcosa del genere. Ma spesso, insomma, anche la spedizione è gratuita, già con ordini a partire da 19 euro, e comunque è tracciata, e considerate 2-3 settimane per ricevere i vostri ordini. I capi arrivano perfettamente imballati all'interno di bustine richiudibili come questa. Shein garantisce il pagamento a suo carico delle spese doganali, quindi non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo, e se qualcosa non va bene non è un problema, perché a parte alcuni articoli come gli orecchini, i reggiseni, i body, insomma la maggior parte dei prodotti si possono tranquillamente restituire con pacco Chrono Reverse prepagato. Basta richiedere l'etichetta, poi andare in qualsiasi ufficio postale e dopo pochi giorni si riceve il rimborso. E cosa molto importante che vi ricordo sempre: nella pagina di ogni articolo sul sito trovate una tabella con le misure in centimetri per ogni taglia. Queste tabelle sono assolutamente affidabili, quindi prendete bene le misure per non sbagliare acquisti. E poi leggete sempre le recensioni degli acquirenti, che trovate giù sempre nella pagina di ogni prodotto, perché sono fondamentali per capire come poi quel capo è dal vivo, quindi il tessuto, la vestibilità, eccetera eccetera eccetera. Ho parlato tantissimo, come sempre direte voi, ma adesso cambiamo location così vediamo i capi indossati. Cominciamo con questa tuta in velluto rosa antico con felpa modello bomber con colletto a costine in tinta e pantaloni modello joggers. Io indosso la taglia XS, quindi considerate che ha una vestibilità decisamente abbondante, vi consiglio una taglia in meno. Il materiale è 95% poliestere, 5 spandex, un tessuto veramente molto morbido, piacevole al tatto, di media pesantezza e abbastanza elastico. Per quanto riguarda il colore, io lo trovo veramente adorabile, io amo questo punto di rosa delicato e polveroso. La felpa si chiude sulla parte frontale con zip e tira zip argento ad anello, e come vedete non è molto corta, copre eventuali punti critici. I pantaloni sono a vita alta con elastico in vita, non hanno tasche, io li preferisco perché scendono sicuramente più aggraziati, hanno una vestibilità molto ampia, insomma è comoda, e terminano con un elastico sul fondo. E poi sia la felpa che i pantaloni sono arricchiti, caratterizzati da questa fascia a contrasto, insomma bianca e nera, con la dicitura Best Forever. Secondo me è davvero una bella tuta. Questo è un capo perfetto per chi ama lo stile sportivo, perfetto per le attività quotidiane, insomma dentro e fuori casa. Io nel frattempo sto cercando di chiuderla ma non ci riuscirò mai. Comunque è morbida, è confortevole, è modaiola, sia perché è una tuta sia perché è di velluto, e poi il colore la rende sicuramente più sofisticata e femminile. Proseguiamo con questo set camicia e pantaloni tie-dye che io indosso nella taglia XS, misura per me assolutamente perfetta. Il tessuto è 95% poliestere, 5 spandex, è un tessuto leggero, fresco ma non trasparente e non elastico. È anche molto particolare perché, come avevo già letto nelle recensioni sul sito, è un tessuto che ricorda molto il lino, ha una trama proprio rigata ad effetto lino, e poi questa fantasia, quindi sfumata sui toni
dell'azzurro e del rosa su fondo bianco. Io amo la fantasia tie-dye, mi mette di buon umore, riesce a rendere giovanile qualsiasi capo e non passerà mai di moda. Va stirato per bene questo completo perché insomma il tessuto è similino, quindi arriva a casa un po' stropicciato. Per quanto riguarda la camicia, come vedete è semplicissima, è abbastanza lunga, bottoni davanti, bottoni praticamente sul, al termine delle maniche, e poi praticamente i pantaloni invece sono a vita alta con elastico in vita, hanno due tasche praticamente laterali e poi scendono ampi e comodi fino al fondo della gamba e non sono molto lunghi, infatti io sono alto 1,65 m, considerate che riesco ad indossarli anche con un paio di sneakers. Magari sembrerà insomma un po' un pigiama questo completo nel complesso, insomma nell'insieme, però a me piace veramente tantissimo, io lo trovo molto elegante, ha una splendida vestibilità, un bel tessuto, bellissimi colori e la camicia vi assicuro che è veramente meravigliosa anche indossata con un semplice paio di jeans, quindi se vi piace il genere è un capo che vi straconsiglio. Proseguiamo con un'altra tuta sportiva con felpa, con cappuccio e joggers a blocchi di colore, come vedete prevalentemente nera ma con inserti in bianco e rosso. Io indosso la taglia S, la più piccola disponibile, per fortuna la misura è perfetta e il tessuto è sempre 95 poliestere e 5 spandex, un tessuto tipo acetato, sicuramente leggero, adatto alle mezze stagioni, lucido, proprio super liscio e al tatto e abbastanza elastico. Per quanto riguarda la felpa, si chiude con zip sulla parte frontale, è dotata quindi di comodo cappuccio regolabile con culisse, non ha tasche e poi ha queste fasce a contrasto, queste strisce laterali quindi bianche e rosse sia sulle maniche che sul petto. I pantaloni sono a vita alta, non hanno tasche, hanno un polsino praticamente sul fondo e poi sempre queste fasce laterali a contrasto che terminano quindi con un inserto rosso sul polsino, esattamente quindi come vedete sulle maniche. Questi pantaloni mi piacciono tantissimo, sono super semplici come vi dicevo, però come vedete non dico che sono stretti come dei leggings, però hanno una vestibilità sicuramente più aderente, insomma più, sono meno ampi rispetto ai classici joggers, mi piacciono veramente molto, è una gran bella tuta secondo me, mi piacciono tantissimo poi questi tre colori insomma messi insieme, è una tuta perfetta per diversi tipi di attività, sicuramente per l'attività sportiva ma si può usare anche per uscire, è comoda, versatile, l'unica pecca se vogliamo è che non ha le tasche insomma né sulla felpa né sui pantaloni, però io sono decisamente soddisfatta anche di questa scelta. Poi ho scelto questi pantaloni neri in velluto a coste che io indosso nella taglia XS. Li trovate in tanti colori, a parte il nero, ci sono anche in verde, bordeaux, blu, marrone, insomma veramente tanti tanti colori. Il tessuto è 100% poliestere, un tessuto molto morbido, veramente super piacevole al tatto, caldo, quindi questi sono pantaloni adatti anche all'inverno ed elastici, quindi un tessuto insomma elasticizzato. Ora, il modello è semplicissimo perché sono dei pantaloni a vita alta con elastico in vita, non hanno tasche, come vedete sono molto aderenti e sulle cosce e poi scendono leggermente a zampa e sono un po' lunghi, diciamo che senza scarpe strisciano un po' a terra ma con un paio di tacchi, insomma con un paio di scarpe alte vanno benissimo. Io personalmente li adoro questi pantaloni, mi piace moltissimo sicuramente il tessuto ma in particolare mi piace proprio la vestibilità, il modello, perché calzano come un guanto, proprio vestono alla perfezione, fasciano nei punti giusti, sono veramente stupendi e comunque se non li volete e così aderenti basta scegliere una taglia in più, anche perché c'è questo elastico in vita che come vedete è abbastanza alto e quindi tende a stringere un po', quindi per massima comodità si può quindi anche scegliere una taglia in più. Personalmente quindi li trovo stupendi, sono pantaloni che io sfrutterò tantissimo e che prenderò anche in altri colori. Proseguiamo con questo maglione asimmetrico in mistolana verde che io indosso nella taglia XS, quindi la vestibilità è leggermente oversize. Il tessuto è 70% acrilico, 30% lana, molto morbido e caldo, veramente di ottima qualità. Il colore sicuramente non è molto sobrio ma è stupendo, insomma è un bellissimo verde erba brillante, molto vivace e anche molto attuale di tendenza, il verde infatti è il colore del 2021.
Il maglione è semplicissimo, è a girocollo, a spalle cadenti, maniche abbastanza lunghe come vedete. La particolarità è che il taglio è asimmetrico perché, come vedete, sulla parte destra è più lungo, è veramente molto molto bello, come nelle foto presenti sul sito. L'unica differenza è che nelle foto sul sito sembra leggermente più lungo. Comunque è un maglione molto comodo e confortevole, e anche particolare, quindi sicuramente un capo che non passa inosservato. E devo dire che è un capo sicuramente ideale da indossare con gonne e pantaloni neri, e oltre al colore anche il taglio lo rende speciale, insomma lo rende unico, quindi per me è un capo perfetto per unire praticità e stile. Continuiamo con questo top in velluto con volan con diverse fantasie animaliere: zebrato, rettile, leopardo, eccetera. Io indosso la taglia S, il tessuto è 95% poliestere, 5% spandex. È un tessuto morbidissimo al tatto, bello spesso, fluido ed elastico. Io amo ogni dettaglio di questo top, che vi assicuro dal vivo sembra un capo di boutique. Innanzitutto ha, come vedete, una scollatura generosa a V, che impreziosisce praticamente il décolleté, insomma, insieme a questo bellissimo volan, quindi che aggiunge un po' di movimento. Abbiamo poi delle maniche ampie che terminano con tre bottoni bellissimi, sono dei bottoni in resina a piramide cangianti, insomma sono particolari veramente anche i bottoni, e è foderato internamente nella parte superiore, e poi termina, come vedete, con un fascione sul fondo che ha una vestibilità più aderente, e si chiude sulla parte frontale con dei gancetti in metallo. Questi gancetti che sono interni praticamente all'inizio, insomma, del top nella parte superiore, e poi esterni e su fondo nero, come vedete, sul fondo, gancetti che richiamano un corsetto e aggiungono anche un tocco sexy al capo. C'è veramente poco da dire su questo top, insomma, per me, per quanto mi riguarda, ha assolutamente superato le mie aspettative. È un capo di altissima qualità che vi straconsiglio. Poi ho scelto questo bellissimo blazer in denim con revers e tasche laterali. Il colore è un blu medio lavato. Io indosso la taglia S, la misura direi che è perfetta. Il tessuto è 85% cotone, 15% poliestere. È un tessuto abbastanza spesso e non elastico. Come vedete ha collo con risvolto, non ha spalline imbottite, ha un finto taschino sul petto, due tasche laterali compatta, si chiude frontalmente con due bottoni tartarugati, bottoni che ritroviamo anche sul fondo delle maniche. È abbastanza lunga e ha un taglio, come vedete, leggermente avvitato, che sicuramente valorizza la silhouette. Secondo me è una gran bella giacca, insomma devo dire che è ben fatta, è ben definita e fedele alle foto presenti sul sito. Si tratta in questo caso di un capo senza tempo, casual, grintoso, versatile, molto comodo, insomma capace di dare una marcia in più ai nostri look primaverili da giorno. E concludiamo, prima che io muoro, con questo blazer dritto a quadri beige e nero con righine rosse, che io indosso nella taglia XS, quindi la vestibilità è leggermente oversize, come vuole la moda del momento. Il tessuto è 97% poliestere, 3% spandex. È un tessuto veramente di ottima qualità, di media pesantezza, insomma sicuramente perfetto per le mezze stagioni. Per quanto riguarda il modello, come vedete ha collo con revers, spalline imbottite, ha praticamente due tasche laterali compatta, è foderato interamente all'interno con tessuto nero, si chiude sulla parte frontale con un singolo bottone che è rivestito con lo stesso tessuto del blazer, e poi si chiude, e sul retro presenta questo piccolo spacchetto, come vedete, che è chiuso inizialmente, insomma va aperto, e che consente quindi una maggiore libertà di movimento. Il taglio, come vedete, è assolutamente dritto, in questo caso io lo preferisco, io amo i blazer proprio completamente dritti, ed è anche abbastanza lungo. È un capo sicuramente classico, elegante, un capo che si può definire salva look, perché si può veramente sfruttare in mille modi diversi, con una gonna di pelle, con un paio di jeans, con un paio di pantaloni eleganti, e abbinato invece ad una gonna lunga rende sicuramente l'outfit più raffinato e originale. Bene, direi che io ho detto tutto, spero vi siano piaciuti i capi che ho scelto, vi ricordo il codice sconto giù nell'info box e vi auguro buon shopping su Shein.